Eccoci ritornati insieme, dunque l'estate è tempo di riflessione, tempo di auspici, con questi tratti, con queste caratteristiche vogliamo introdurre il nostro ospite, l'ospite di questa giornata, il professor Maurizio Tucci, presidente del Laboratorio Adolescenza, perché di questa fase così bella della vita stamattina vogliamo parlare guardando al futuro ma anche leggendo il nostro presente. Allora do il benvenuto al professor Tucci che è collegato con noi tramite Skype. Buongiorno, bentrovato, grazie. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, professor Tucci, lo scorso 4 luglio sono stati presentati i primi risultati di questa indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti che vivono nel nostro paese. Indagine 2000, edizione 2023 che è realizzata annualmente appunto con il Laboratorio Adolescenza e l'Istituto di Ricerca IARD. Qual è il principale obiettivo di questa ricerca, professor Tucci? Ma questa ricerca, che come ha ricordato lei, facciamo ogni anno e abbiamo iniziato a farla 25 anni fa, quindi è veramente un osservatorio che prosegue da tanti anni. È certamente quello di fotografare la situazione. Noi ogni anno affrontiamo una serie di argomenti, quindi abbiamo la possibilità di vedere su alcuni aspetti, alcuni storici, diciamo, altri contingenti legati al momento, qual è la reazione degli adolescenti. Ma la cosa più importante di questa indagine è proprio dato il fatto che continua, realizziamo da tanti anni, è l'aspetto che tecnicamente si chiama longitudinale, cioè riuscire a vedere quali sono le modifiche nei comportamenti degli adolescenti. Questo è probabilmente il dato più prezioso che noi riusciamo a ricavare da questo lavoro. Se potessimo identificare, professore, una parola chiave di questa ricerca che potremmo dire accomuna non solo l'adolescenza ma anche tante altre fasi della vita in questo frangente storico che stiamo vedendo, ecco, direi che incertezza è quella che è un po' più calzante. E le chiederei di spiegarci il perché. Sì, mi ha tolto proprio la parola di bocca perché se avesse chiesto a me qual è la parola avrei detto proprio incertezza. Teniamo presente che in adolescenza comunque un certo grado di incertezza è direi fisiologico. È un'età molto particolare dove c'è una migrazione dall'essere bambino al diventare adulto con tutta una serie di incognite che ovviamente questo passaggio porta. Ma l'incertezza che noi stiamo registrando da alcuni anni è veramente diciamo tale farci rendere conto che non è più un'incertezza fisiologica come la tristezza, i sentimenti diciamo molto, molto legati a una visione negativa del futuro, non sono anche questa volta tipici dell'età adolescenziale. C'è qualcosa che non sta funzionando. E su questo sarà nostra responsabilità, per quello che riguarda noi ricercatori, indagare, però poi dovrà essere la società tutta a cercare di dare delle risposte, perché la situazione sta peggiorando, il mood degli adolescenti sta peggiorando e indubbiamente il Covid, la guerra alle porte di casa, certamente non sono stati un elemento che hanno favorito. Questa è un po' la situazione in questo momento. Noi avevamo chiamato l'indagine di quest'anno proprio Adolescenti e Futuro per capire qual è la loro visione su tante cose del futuro. Beh, loro vedono un futuro grigio e questo a quell'età non va bene.
Professor Tucci, non so se ha seguito l'intervento di una giovane ragazza al Giffoni, al Festival del Cinema, che rivolgendosi al ministro dell'Ambiente ha detto di avere paura di mettere al mondo figli. Si è parlato di ecoansia, quindi tralasciando la pandemia e la guerra in Ucraina, i ragazzi oggi sono preoccupati anche del degrado ambientale, dei cambiamenti climatici? Esiste Sì, realmente questa ecoansia? noi abbiamo chiesto in una delle domande di quest'anno proprio quali fossero le cinque cose che temevano di più per il futuro e anche poi abbiamo chiesto quali erano le cinque cose che ritenevano più promettenti del futuro. E fra le cose negative, questa che lei chiama ecoansia è risultata al primo posto. I giovani sono molto sensibili a questo aspetto e come al fatto che c'è una responsabilità, c'è una nostra trascuratezza che rende ancora più pericoloso le conseguenze che ci possono essere da questo punto di vista. Quindi è chiaro che se c'è un terremoto non c'è, o anche uno tsunami, non c'è una responsabilità diretta, però l'intervento dell'uomo, secondo gli adolescenti, sta contribuendo in modo sostanziale e negativo a peggiorare la situazione. Per il fatto di non voler avere figli, al di là dell'ecoansia, c'è anche una visione, diciamo, un pochino più materialista che riguarda gli aspetti economici. Oggi, i ragazzi vedono un loro futuro anche lavorativo molto più incerto, e questo rende più difficile, immaginare di costruire una famiglia e di avere dei figli. E in effetti, ricollegandoci anche alla parola chiave incertezza, ecco, il tema economico è uno, dei temi principali, se vogliamo, anche perché i ragazzi oggi sono consapevoli, hanno quasi la certezza, oserei dire, spingendomi un po' oltre, che il loro futuro probabilmente non sarà qui, tra i confini italici, potremmo dire, ma, il dover andare all'estero sarà quasi sempre più una necessità e non un'esigenza. E per questo motivo assumono particolare importanza, professore, anche gli studi universitari, che in qualche maniera devono allargare il proprio spettro formativo, internazionalizzandosi sempre di più, se vogliamo. Beh, certo, anche qui una percentuale molto alta è la maggioranza relativa, quindi stiamo parlando di numeri grossi, di adolescenti che ritiene, si vede nel proprio futuro all'estero, prevalentemente in Europa, ma molti anche fuori Europa. È una minoranza, seppur molto ampia, siamo intorno al 40%, che si vede dov'è, cioè in Italia. Per cui verissimo tutto quello che dice lei, ma comunque sarebbe opportuna una maggiore internazionalizzazione della nostra cultura, anche a prescindere dal lavoro. Andiamo, spero, verso una società sempre più multiculturale, multietnica, per cui avere un'apertura di idee, avere un Sì, uno immaginario spettro che sicuramente più ampio. va oltre confini va certamente bene. Però proprio lei citava l'università, c'è un aspetto critico e qua riporta la questione economica. Da 2 anni, cosa che non accadeva nelle nostre indagini, non avevamo mai verificato, c'è una percentuale che diminuisce di ragazzi che immagina di andare all'università. E questo avviene proprio per l'incertezza sul lavoro. L'investimento che una famiglia deve fare per mandare un figlio all'università non viene considerato ripagante dai ragazzi. Se devo andare all'università, stare altri 4-5 anni per poi andare a lavorare in un call center, tanto vale andarci a 18 anni nel call center e forse fino a 25 un altro lavoro lo trovo. Per cui questa disillusione sta impattando anche
su scelte importantissime come quelle universitarie. Teniamo presente che noi siamo il paese europeo, fra quelli con cui ci confrontiamo, che ha il più basso numero di laureati e c'è un abbandono universitario che è altissimo. Anche questi sono segnali certamente non Certo. positivi. E invece, professor Tucci, come i giovani percepiscono il proprio corpo oggi, anche alla luce di quello che è il confronto con i social, con tutto ciò che c'è anche nei social? Ecco, allora il vissuto con il proprio corpo in adolescenza non è mai un vissuto semplice. C'è un corpo pesante, evidente trasformazione e quindi abituarsi a questa trasformazione che è anche molto veloce non è facile. Quindi comunque un adolescente da sempre è insoddisfatto del proprio aspetto fisico. Il problema oggi si amplifica perché il confronto non è tanto con i compagni di scuola, gli amici, cioè con persone che si vedono e si toccano, Certo. persone che si conoscono a tutto tondo, quindi puoi anche vedere questa persona più bella, più alta, però magari meno simpatica, quindi ogni persona si umanizza nel bene e nel male. Oggi il confronto prevalente è con i social che lei ha citato, con gli influencer, con i fashion blogger, quindi è un confronto con persone che sì, sono persone reali, ma danno di loro un'immagine totalmente artefatta. Quindi si vede solo un'immagine per di più costruita e con questa ci si confronta. Interessante notare che quando abbiamo chiesto ai ragazzi se il giudizio del gruppo dei pari influenza la percezione del loro aspetto fisico, troviamo che il giudizio del gruppo dei pari l'influenza, ma l'influenza molto meno di quanto invece non gli influenzino quello che fanno, dicono e mostrano gli influencer su internet. E questo ci deve un po' lasciar riflettere. Ecco, professore, può dedicarci ancora qualche minuto? Noi adesso ci fermiamo, andiamo 2 minuti in pubblicità e poi torneremo di nuovo insieme con il professor Maurizio Tucci. Restate con noi. Volentieri. Grazie. Eccoci ritornati ancora insieme con il professor Maurizio Tucci. Stiamo facendo una bella chiacchierata relativamente al mondo adolescenziale, a questa incertezza. Ecco, abbiamo identificato questa parola chiave che ci sta accompagnando. Io però, professore, vorrei un po' eliminare il nero da questa inter perché magari una persona sentendo quello che finora abbiamo detto, magari pensa che ecco, l'età adolescenziale sia una delle età peggiori della vita. Invece, ci sono degli spaccati molto interessanti che lasciano intravedere parecchia luce. Tra le righe del suo intervento abbiamo già potuto leggere questa attenzione forte nei confronti dei temi ambientali, dell'internazionalizzazione, ecco, dell'apertura mentale verso anche altre esperienze culturali e non solo. Mentre eravamo in pubblicità parlavamo anche di questi numeri relativi alla diffusione dei social network che sono ormai parte integrante della nostra vita e che nel caso degli adolescenti mi piace sottolineare molto il fatto che siano anche una sorta di bacino di informazione attraverso cui i nostri ragazzi possono attingere a quello che accade nel mondo. Ecco, dal giornale di carta, magari qualcuno è ancora innamorato di quell'odore così bello che al mattino, ecco, può accompagnare l'inizio delle giornate, i nostri ragazzi preferiscono il più moderno scroll, ecco, come potremmo dire. Allora le chiederei un po' di riassumerci questo spaccato social che riguarda i nostri ragazzi relativamente anche all'informazione. Sì, certo, noi dobbiamo capire che i social non sono un ambiente negativo a tutti i costi. Anche il fatto che non avessero fatto parte della nostra vita non significa che debbano essere censurati, eliminati o Demonizzati, direi così anche. rinviati, scendi.
a situazioni pre-internet. Ormai sono una realtà irreversibile con tanti aspetti, qualcuno l'ha sottolineato lei, positivi. Dobbiamo soltanto capire che il mondo è cambiato e cambiano tante cose, anche il modo di attingere informazioni. I ragazzi non è vero che non siano informati. Sono informati, certamente selezionano le cose che gli interessano di più e le cose che interessano di meno, ma la stessa cosa la facciamo anche noi, Certo. soltanto attraverso strumenti completamente diversi. Ci dobbiamo abituare a questo, ma non c'è niente di male. L'unico aspetto da tenere presente è che devono con i social riuscire a capire dove sono le informazioni vere e dove sono le fake news. Questo loro però lo sanno, per cui se qualcosa a loro interessa non si fermano alla prima cosa che trovano, ma cercano in qualche modo di approfondire. Fatto salvo questo problema, perché comunque sia, ci sono anche giornali che scrivono le cose inaudite, però comunque un giornale c'è un direttore responsabile, più controllato, insomma si può fare qualcosa. Sui social, dove chiunque di noi può scrivere quello che vuole, è chiaro che è molto più difficile separare la farina dalla crusca. Fatto salvo questo, è solo un nuovo strumento più aggiornato, più flessibile, più rapido per attingere informazioni. Questi ragazzi lo fanno benissimo e lo fanno anche con una consapevolezza molto maggiore di quanto non sia quella di tanti adulti. Sanno cercare le notizie che a loro interessano su internet, sanno googolare, come dicono loro, molto meglio di quanto non sappiamo fare tanti di noi. Questo è anche questo progresso. Ma professore, qual è il social più utilizzato dai giovani? È una curiosità da chi appartiene alla generazione X, la mia, sì. No, Credo che sia, no, Z, quale? Vabbè, non lo tu sei so. millennial, No, Paola. vabbè. Qual è il social più utilizzato e quello meno utilizzato? Ci sono dei social che magari i giovani neanche conoscono. Allora, il più utilizzato in assoluto al momento risulterebbe Instagram. Oltre l'80% degli adolescenti lo utilizza. Poi c'è TikTok che sta crescendo moltissimo, nel giro di 2 o 3 anni è salito moltissimo e soprattutto TikTok ha ampliato la fascia d'età. È partito come un social proprio dei più piccolini e invece adesso sta crescendo molto anche nella fascia alta di adolescenti, quindi dai 16 anni in su. E poi c'è YouTube che non è proprio un social, però per quel discorso che facevamo prima, influencer è molto frequentato perché ci sono tante cose da vedere che a loro interessano. Social non utilizzati, ormai fra questi c'è Facebook, che 10 anni fa era al top anche per gli adolescenti, adesso lo utilizza veramente, è molto residuale da parte loro. Addirittura c'è anche una percentuale bassa, indubbiamente, di adolescenti che dice non so nemmeno che cos'è Facebook. Quindi proprio c'è un salto generazionale su questo molto molto importante. La cosa che vediamo è che c'è una grande volatilità anche nell'utilizzo dei social. Qualche anno fa c'era un social, si chiamava Ask FM, che era utilizzatissimo, ma proprio il 30-40% dei ragazzi lo utilizzava, a distanza di 3-4 anni quasi scomparso. Quindi sono molto, appunto, cambiano con una grandissima frequenza. Questo rende anche un pochino più difficile il controllo da parte degli adulti e dei genitori che, appunto, quando noi siamo arrivati su Facebook, loro l'hanno abbandonato. È sempre una corsa così. Per cui siamo sempre generazione boomer, quelli che, come ci chiamano gli adolescenti, siamo sempre un po' indietro su queste cose, inseguiamo. Allora, Paola, professore, abbiamo tempo per un'altra domanda, prima di chiudere il nostro incontro con il professor Tucci, perché
Uno degli aspetti, non so se forse più sottovalutati, ma che comunque sono importanti nel percorso di crescita di una persona, è quello del dormire, professore. Ecco, il sonno, il caro sonno che ad alcuni può mancare per l'arrivo di un bambino, ad altri perché magari si è collegati troppo tempo davanti ad uno schermo. Ecco, il fatto di dover scrollare continuamente il feed di Instagram o di TikTok porta i nostri adolescenti purtroppo a ridurre drasticamente le ore di sonno, cosa che poi si ripercuote negativamente sia sul rendimento scolastico ma anche sul carattere, potremmo dire così, dei nostri ragazzi. Sì, questo diciamo che è un'eredità negativa che ci ha lasciato proprio il periodo del Covid. I ragazzi comunque avevano la tendenza ad andare a letto abbastanza tardi rispetto al passato, ma i 2 anni di Covid, la scuola in DAD, una situazione critica anche per quello che riguarda le relazioni, ha portato certamente ad un aumento enorme dell'utilizzo dei social durante la notte. E se durante il Covid, alla fine, in termini quantitativi, anche se non è la stessa cosa, perché bisognerebbe dormire a determinate ore, non quanto ti, certo, quando ti pare. Comunque, durante il Covid c'era uno spostamento in avanti, si addormentavano più tardi, però potevano anche svegliarsi più tardi per andare a scuola in DAD, in pigiama, accendevano la cam e partecipavano alle lezioni. Adesso che si è ritornati agli orari normali, l'abitudine ad addormentarsi tantissimo è rimasta, ma devono svegliarsi presto, quindi le ore di sonno si stanno riducendo. Questo, come sottolineava lei, è una cosa certamente negativa. Io però, mi scusi, vorrei concludere con una nota positiva, certo, e che riguarda la scuola. Noi abbiamo fatto delle domande ai ragazzi su quella che dovrebbe essere, secondo loro, la scuola del futuro, e hanno risposto con una consapevolezza, con una chiarezza di idee straordinaria. Veramente l'auspicio sarebbe che chi di dovere prendesse spunto dalle loro idee, dei loro consigli. Vorrebbero una scuola più aperta alle novità, che trattasse anche argomenti di interesse specifico loro, proprio per esempio l'utilizzo corretto di internet, è una cosa che loro hanno indicato, oppure una scuola che parlasse di protezione ambientale, tornando al discorso di prima. È veramente un'idea matura e lungimirante della scuola. Purtroppo a non rispondere a questa legittima domanda di novità siamo noi. La scuola è forse una delle istituzioni rimasta più indietro rispetto a una società che è cambiata completamente. Io la frequento molto, facciamo tante attività nelle scuole e mi sembra veramente di ritornare tante volte alla scuola che facevo io 40 anni fa, insomma. Cioè, se lei ha questa percezione, insomma, non è proprio una bella percezione. Però speriamo davvero che in futuro qualcosa possa davvero cambiare, in un futuro non lontanissimo, ma davvero prossimo. Professor Tucci, la ringraziamo di cuore per essere stato con noi, davvero. Grazie anche per la disponibilità, per la chiarezza. Sicuramente non è la nostra un'emittente seguita da giovani, ma tanti genitori, tanti nonni, tanti insegnanti che ci hanno seguito stamattina hanno sicuramente captato informazioni utili. Grazie al professor Tucci, presidente del laboratorio Adolescenza. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, grazie professore. Ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.